Terza sconfitta di fila al comunale, la quarta contando anche la Coppa Italia, la settima aggiungendo playoff e campionato dell'anno scorso. Numeri pesantissimi per l'Arezzo che dopo la batosta con la Lucchese ha subito la contestazione forte da parte dei tifosi. Amaro il debutto di Pavanel sulla panchina Maranto nonostante una prestazione più volitiva delle ultime. Non aveva cambiato nulla sul piano tattico il nuovo allenatore, stesso modulo 4-3-3 e stesso 11 utilizzati da Bellucci a Piacenza. Contro una Lucchese che aspettava e ripiegava nella propria metà campo, l'Arezzo ha faticato a trovare spazi giocando spesso in orizzontale e inseguendo invano il fraseggio stretto che portasse al tiro centrocampisti e attaccanti. Dentro un primo tempo equilibrato e povero di emozioni, l'unica fiammata è arrivata nelle finali quando Albertoni ha dovuto respingere una rasoiata di Cutolo da fuori area e poi neutralizzare in corner un colpo di testa di Moscardelli sul controcross di Corradi. All'Arezzo poi in questo periodo non ne va bene una, perché l'avvio di ripresa era stato incoraggiante con ritmi più alti e forcing costante sui portatori di palla avversari. Non a caso i primi 20 minuti avevano prodotto più di un pericolo per la porta rossonera, con la Lucchese costretta a ripiegare a ridosso dei 20 metri e mai in grado di produrre ripartenze efficaci. Anche il pubblico aveva ripreso a tifare con convinzione e la sensazione generale era che il gol fosse nell'aria, con tutti i benefici tecnici e psicologici che avrebbe comportato. Pavanel aveva anche sostituito Durzi con Di Nardo per avere più peso davanti, ma in 120 secondi è cambiato tutto. Sulla punizione laterale di Arrigoni i blocchi lucchesi hanno liberato Del Sante in aria e il pallonetto che ne è venuto fuori, micidiale e fortuito, ha spezzato l'equilibrio e consegnato alla squadra di Lopez l'inerzia della gara, mentre l'Arezzo si è ritrovato sotto il solito treno. Disattenta e colpevole la squadra sulla palla ferma, benedetto dalla buona sorte il lob di Del Sante che ha scavalcato Borra per adagiarsi in rete. Con mezz'ora davanti nulla era precluso, ma l'errore di Ferrario che ha fallito uno stop facile facile per poi abbattere Bortolussi ha definitivamente mandato in tilt la squadra. Piede a martello e rosso diretto per il difensore, Amaranto in 10 e cambio obbligato per Pavanel che ha inserito Rinaldi e poi per avere più birra in mediana anche Cenetti e Jeblì. Ma l'Arezzo a quel punto ha perso ogni logica gestendo senza lucidità un pallone che scottava ogni minuto di più. Gli attacchi verso la porta di Albertoni si sono rarefatti come le conclusioni pericolose, nonostante la generosità di un Moscardelli che ha combattuto da solo contro tutti ma senza trovare la giocata vincente. L'ultimo pallone sparato in curva da Cenetti è stato l'epilogo di un'altra serata tremenda, con i giocatori presi a male parole a fine gara e il presidente Ferretti bersagliato dai cori pesantissimi della Sud. Sono passate appena 5 giornate e il clima intorno all'Arezzo sembra già quello dell'ultima spiaggia.